una sciocchezza. No, vabbè, che comunque per me è un gesto dovuto quello di presenziare qua, perché non mi sono mai tirato indietro davanti a niente, ed è giusto che io venga qua a guardarvi in faccia, perché ho commesso un gesto ingiustificabile. La mia presenza qua è perché la devo ai miei compagni, al mister e alla società. Comunque hanno fatto tanti sacrifici e credo che gran parte della responsabilità per quanto riguarda domenica sia mia, e non posso fare altrimenti che essere qua, e se c'è da prendere le critiche è giusto che lo facciano con me. Basta. Senti, come mai è successo questo? Insomma, cosa ti è scattato nella testa? Probabilmente non lo so, insomma, No, una io cazzo di tranquillità, che cos'è? no, perché cioè, io posso anche raccontare l'accaduto, anche se comunque è comunque una cosa ingiustificabile. Io posso dare la mia versione, che è quella che sono andato a riprendere la palla perché nella mia testa c'era la voglia di ritornare a vincere. Quest'altro ragazzo è venuto, mi ha spinto. Io purtroppo c'ho la mano così, anziché spingerlo così, sono andato a spostarlo così. Lui, essendo bassino, l'ho preso qua. L'arbitro ha visto comunque il gesto e ha punito il gesto. Quindi, ma comunque è ingiustificabile. È solamente per dovere di cronaca, visto che mi avete chiesto, lo racconto, perché non voglio trovare alcuna scusa, e lo ripeto, sono qua per prendermi le responsabilità nei confronti dei miei compagni, del mister e della società. Senti, è inevitabile dirti che naturalmente lo sei già, insomma, essendo anche il capitano, ancora più grave, insomma, ci si aspettava da te, oltre ad essere capitano, la persona con maggiore esperienza, ti aspettava un altro tipo di atteggiamento, invece purtroppo, insomma, causa anche il tuo comportamento, insomma, si è persa una partita probabilmente decisiva. Sì, dovrei ripetere quello che ho detto prima, cioè, assolutamente. Cioè, da Ho capitano commesso un è gesto, sì, ma è normale, ma io lo capisco bene, perché poi giustamente c'era tantissima gente là, era una delle giornate più importanti della stagione, e capisco che qualcosa è venuto a mancare. E voi, il Signore ha voluto questo, il fato, come lo vogliamo chiamare, perché è una cosa che in cuor mio capisco che è successa, però per chi lo vede da fuori giustamente dice è un gesto inqualificabile, ingiustificabile, e io lo confermo, cioè non è che voglio giustificarmi, so che è una cosa che è capitata a me, e che se devo prendermi le responsabilità sono qui per farlo, cioè sono qui per fare ammenda, non so cos'altro poter fare, mi prendo le critiche, è giusto anche che qualcuno possa dire che non sei da Catanzaro, Hai cioè. parlato con la società della possibilità di fare ricorso oppure diciamo, lasciare le cose No, così come stanno? no, non lo so, queste sono cose che riguardano la società. Io dal canto mio non posso far altro che allenarmi tutti i giorni ancora meglio di prima, e cercare di dare una mano d'aiuto a questi ragazzi, anche se giustamente adesso dite tu una mano d'aiuto non gliel'hai data, sono d'accordo, però io vado avanti forte per la mia strada, perché tra virgolette, comunque ho la coscienza a posto per quanto riguarda l'impegno, non mi sono mai risparmiato, anzi, ne approfitterò per mettere a posto la mia mano una volta per tutte, e sperando che il fato, il Signore, come vogliamo dire, mi dia l'opportunità di, se ci saranno i playout, mi dia l'opportunità di potermi riscattare. Senti, al di là dell'episodio tuo, comunque rimane il fatto che insomma, avete perso una partita decisiva, che insomma, proprio non riuscite a mostrare le vostre qualità, insomma, avete perso tutti gli scontri diretti, a questo punto ve li meritate anche il payout, no? Ah sì, i numeri dicono questo, quindi
c'è poco da dire, è inutile che andiamo, che ci nascondiamo. Comunque è stata una stagione un po' sfortunata, siamo stati per demerito nostro, quindi perché abbiamo avuto tante volte l'opportunità di poter fare un qualcosa di buono, invece per un motivo o per un altro si è sempre toppato per quanto riguarda gli scontri diretti. Però comunque io penso che ancora non dobbiamo pensare ai playout, ma non perché voglio sognare, ma perché comunque dobbiamo prepararci alla partita di domenica che come sempre è fondamentale, e seguire il nostro iter che per adesso si chiama Casertana. Senti, mi dispiace anche dirti così, però insomma, inevitabilmente dobbiamo fare anche il nostro mestiere. No, noi già da un anno che stiamo sentendo tutti quanti voi, adesso naturalmente ci sei tu, che insomma dite sempre le stesse cose, il Catanzaro non merita questa posizione di No, classifica. io veramente ho detto il Vabbè, contrario, ho detto che io meritiamo questa no, non posizione, dico, che... però magari molti dei tuoi compagni non dicono questo. Ah. Comunque, al di là di questo, non è una questione più personale, insomma, voglio dire. Adesso insomma ci siete terz'ultimi, allora a questo punto, oltre che ribadisco, ora ci sei tu, ma non è che ce l'abbia con te personalmente. Insomma, io credo che un generale mea culpa da parte vostra, insomma, debba essere fatto. Insomma, voglio dire, adesso è arrivato il momento in cui insomma. Io credo di essere, cioè, ho solamente detto che da quando sono entrato qua dentro, ho solamente detto che è colpa mia, No, vabbè, che ma non mi sto... riferisco. No, all'episodio, ma anche io mi prendo anche una responsabilità generale, perché comunque sono uno dei più grandi, sono il capitano, ed è giusto. Quindi io sto facendo questo, quello Sì, che mi hai no, chiesto tu, no, per carità. lo sto facendo prima. Quindi sì, è assolutamente un mea culpa, perché credo che sia doveroso nei confronti di una città che ha risposto presente domenica scorsa, e purtroppo non ci siamo fatti trovare, non mi sono fatto trovare No, pronto. non mi No, chiedo no, commenti ma io non, generali, non mi cioè, non ho chiedo. paura Non lo so, ma di è dire quello giusto, che è penso, giusto. ma anche per il futuro, perché È cioè, giusto io, che. per quanto mi riguarda, non ho niente per quanto concerne il Catanzaro. Quindi per me è anche una sorta di pubblicità negativa questa che sto dicendo, è colpa mia. Però lo faccio perché è giusto che vada fatto nei confronti, ripeto, del mister, della squadra. Sono ragazzi anche giovani, quindi è giusto che loro pensi, anche perché io ho tempo adesso per pensare, purtroppo. Ed è giusto che loro stiano sereni e che sia fatto Io quello che questa dico è cosa. che insomma ora al di là delle parole, le tante parole che sono Lo state so. fatte, insomma adesso, ora come non mai, insomma probabilmente andava fatto molto tempo prima, ma insomma adesso tutti quanti dovete dimostrare qualcosa di diverso, ora non è possibile più, cioè insomma non si può più giustificare insomma questo andamento di questo Catanzaro, ecco questo è quello Sì, che voglio dire, sì, capisci? se Voglio. parli in ottica futura, sì, sono Capito? Cioè d'accordo, ora non insomma c'è voglio dire, più... ormai mancano queste due partite, poi forse i play-out, insomma adesso dove. Tirate fuori gli attributi, ma veramente non più a parole, insomma, questo è quello che probabilmente vi chiede anche la gente, no? No, ma è giusto che tutti ci chiedano questo, però giustamente non mi va manco di dire, sì, adesso, cioè, dobbiamo stare, tra virgolette, in silenzio e pedalare, perché è inutile che fare proclami e poi puntualmente qualcosina scricchiola, io per primo, naturalmente, come ho detto prima, quindi stiamo là a prepararci con il caschetto in testa, perché giustamente saremo criticati come giusto, come ci meritiamo, e dall'altra parte sicuramente i nostri avversari non saranno lì a darci una mano, quindi dobbiamo solamente abbassare la testa e andare in campo. Grazie.